Ormai siamo letteralmente circondati dal cibo industriale con un'alta percentuale proteica. Si sono inventati latticini come il latte e i formaggi ricchi in proteine, i dessert ricchi in proteine, il pane ricco in proteine, la pasta sulla confezione di albume scrivono high protein, sulle polpette di pollo come se il pollo non avesse già un buon contenuto proteico, il salame, la tisana, pure la tisana hanno scritto high protein, ricco in proteine. Ma tutte queste proteine, se al nostro corpo non servono, dove vanno a finire? Prima di rispondere a questa domanda, partiamo dall'ABC, dagli albori. Il nostro corpo ha bisogno di nutrienti per funzionare, per rinnovarsi, per riparare ciò che si rompe. Questi nutrienti non sono altro che molecole chimiche o composti chimici. E queste molecole o questi composti subiscono delle trasformazioni, cioè si uniscono con altre molecole e formano un qualcosa. Ed è come se unissimo dei mattoncini della Lego. Oppure si dividono, come se dividessimo questi mattoncini. Unire o dividere è il metabolismo. E ne esistono di due tipi. Uno che crea cose, unisce i mattoncini, l'anabolismo, ana significa ricomposizione, ma non mi chiedete da che lingua, forse dal greco, comunque vabbè. Dicevo, e il secondo tipo è il catabolismo, cata significa giù, indietro. Il metabolismo quindi rappresenta la somma di tutte le reazioni che avvengono nel nostro organismo ed è in grado di fare tre cose. Estrarre energia dai nutrienti, utilizzare l'energia per compiere lavoro o immagazzinare l'energia in eccesso per poterla riutilizzare in un secondo momento. Adesso veniamo al succo di questo video cercando di venire a capo e di rispondere alla domanda: ma l'eccesso di proteine dove va a finire? Le molecole che mangiamo possono subire uno dei tre destini che ora vi spiego. Primo destino, energia. Cioè l'energia rilasciata dai legami chimici presenti nelle molecole dei nutrienti è intrappolata nell'ATP, che è la molecola che il nostro corpo utilizza per scambiare energia tra le sue varie cellule, e nella fosfocreatina, che è un'altra molecola simile alla precedente, oppure in altri composti ad alta energia. Questa energia può essere usata per compiere lavoro meccanico, ovvero è quello che noi vediamo, correre, alzare dei pesi, oppure per trasportare cose all'interno del nostro corpo, ed è ciò che noi non vediamo. Il secondo destino è la sintesi. Le biomolecole, ovvero aminoacidi, cioè le proteine, il glucosio, ovvero i carboidrati e i grassi, vengono utilizzati per la sintesi di componenti necessari alla crescita e al mantenimento delle cellule e dei tessuti. L'ultimo destino è il deposito. Nel caso in cui la quantità di cibo ingerita ecceda con il fabbisogno energetico e le necessità di sintesi del corpo, l'eccesso di nutrienti è accumulato sotto forma di glicogeno e di grasso. Queste sono le riserve di energia del nostro corpo, da utilizzare al bisogno. Ora seguitemi. Immaginate di avere tre secchi. In ciascuno di essi abbiamo uno dei tre nutrienti. Quindi, nel primo, gli acidi grassi, che derivano dai grassi che mangiamo, per intenderci. Nel secondo, il glucosio, che deriva dalla pasta, dal pane, eccetera. E nel terzo, gli aminoacidi, che derivano dalle nostre benedette proteine. E qui apro una piccolissima parentesi, soprattutto per i genitori che quando vedono il proprio figlio o la propria figlia utilizzare o acquistare proteine in polvere, vedono il tutto come un qualcosa di strano. Mannaggia, mio figlio usa sostanze strane. Le proteine in polvere sono paragonabili a un qualsiasi altro cibo proteico, come ad esempio la carne, lo yogurt, prosciutto, solo che hanno esclusivamente la componente proteica e non hanno tutte le altre gli altri nutrienti. E quindi vostro figlio o vostra figlia sta semplicemente mangiando. Poi ovvio che ci sono proteine di qualità
e proteine di una qualità inferiore, come tutti gli altri cibi. Ok, questa era una parentesi. Se non l'avete capito, scrivetelo nei commenti che cerco di farvelo capire meglio. Ora, torniamo ai nostri secchi. Quindi abbiamo tre secchi. Uno con gli acidi grassi, uno con il glucosio e uno con gli aminoacidi. E cosa rappresentano questi secchi? Rappresentano i nutrienti che circolano nel nostro corpo, nel sangue, o meglio nel plasma sanguigno, e sono i nutrienti disponibili nell'immediato. I grassi sono assorbiti principalmente in forma di acidi grassi e glicerolo. Questi, quando in eccesso, vengono facilmente accumulati come grasso, trigliceridi, nel tessuto adiposo. I carboidrati sono assorbiti principalmente sotto forma di glucosio. Nel nostro secchio, quando il glucosio scende sotto un certo livello, l'unico tessuto che lo utilizza è il tessuto nervoso. Se il pool di glucosio è superiore al minimo, allora la maggior parte dei tessuti può utilizzare il glucosio come fonte energetica. Ora, per farvela breve, l'eccesso di glucosio viene immagazzinato o come glicogeno epatico o muscolare, oppure viene convertito in grasso e immagazzinato come tale. Per farvi capire, è la pancia o le maniglie dell'amore. Ora attenti, siamo arrivati al terzo secchio, quello che a noi interessa, dove troviamo gli aminoacidi. Quando il secchio è a un buon livello di aminoacidi, tutti vengono usati per la sintesi proteica, quindi per riparare i tessuti danneggiati sia dall'allenamento o da un'attività sportiva, o per la produzione di tutto ciò che è proteico nel nostro corpo. Se questo secchio si riempie troppo, quindi supera un certo livello, l'eccesso proteico, cioè gli aminoacidi, che sono i mattoncini che compongono le proteine, vengono convertiti in glucosio. E se questo glucosio non serve, perché magari stiamo già assumendo abbastanza glucosio dalla nostra alimentazione, quindi attraverso il cibo, praticamente va a essere convertito in cosa? In acidi grassi, trigliceridi, quindi in grasso e pancia. Ora, capite la follia di questa corsa alle proteine, di essere circondati letteralmente da prodotti con un'alta percentuale proteica? Non è che se mangio il gelato proteico è sicura al 100% che non ingrasso, oppure non è che se mangio solo proteine divento Hercules, magari. Tutto va rapportato al vostro stile di vita e alla vostra condizione. Bene, io spero di avervi consapevolizzato almeno un po', di avervi fatto capire che non occorre comprare solo cibo proteico o di nascondersi dietro ad esso per potersi permettere un dolcetto o un altro cibo. E con questo siamo giunti anche alla fine di questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un feedback, che può essere un mi piace o un'iscrizione, tanto non costa nulla. I commenti sono ben accetti, dubbi, domande, spunti per i prossimi video, e che dirvi, ci vediamo al prossimo, ciao!